Radio, la radio lontana da qui. Giovedì 21 marzo 2024, benvenute e benvenuti a questa nuova diretta di Silent Radio che, entrando in primavera, non poteva che cominciare, diciamo, introdurre la bella stagione, la dolce stagione, con una nuova puntata di Music Response. E quindi chiaramente ho di fronte a me Damiano Marini. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Senti la primavera, Damiano? No, perché ho le cuffie. Perché le cuffie, beh, esatto. No, e quindi... Ma tra l'altro non ho ancora capito perché qualcuno dice che è il 20. Sì, infatti no, non l'ho capito neanche io. Ma poi però quest'anno qui è bisestile, perché non è il 22 allora. Ah, boh, sì, non ho capito. Io pensavo sempre che è rimasto al 21. No, cambiano le cose, non so perché le tradizioni cambiano. Il calendario gregoriano, quei calcoli sbagliati, in realtà adesso la scienza riesce a fare un calcolo più... dettagliato. Ho sentito sta roba, ma non so se... Non ho capito niente, ma non voglio approfondire. Perché la prima era stata calcolata nel calendario gregoriano, qui a Papa Gregorio. Certo. Però essendo comunque una cosa abbastanza, non dico medievale, ma giù di lì, i calcoli erano quelli che erano, no? Okay. Cioè, mentre adesso la scienza, essendo passati non so quanti centinaia d'anni, è un pochettino più al passo e riesce a calcolare meglio questa cosa. Quindi boh, non lo so. No, sono quelle domande che si fa la gente, tipo perché Natale è un giorno fisso e Pasqua no? Adesso mi sento più sicuro di me stesso dopo questa tua spiegazione così storica ma anche appunto scientifica. Però... No, una cagata che ho sentito, cioè, però l'hai riportato, ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo. Senza fonti certe. Senti, allora, Music Response, come al solito, abbiamo pronta una playlist, sempre con artisti, a parte un paio di nomi che
non si possono non conoscere, visto che hanno anche una certa storia, però comunque sia band esordienti o pseudo sconosciute o misconosciute o sotterranee. Sì. Già il primo della lista, che è William Doyle, in realtà non è così esordiente, ma è tipo il secondo, terzo album. In realtà si chiamava, aveva un altro nome d'arte fino a qualche anno fa, era East Indian Youth. Mi era capitato di ascoltare qualcosa sotto questo pseudonimo per poi capire solo pochi mesi fa che era la stessa persona. Leggendomi un articolo ho capito che era sempre lui che ha cambiato nome e anche un pochettino genere. Ma si può dire che il Music Response è l'apoteosi dell'indie? Non lo so, dipende come si interpreta l'indie al giorno d'oggi. Non lo so, se lo chiedi a un ragazzo da adesso, probabilmente l'indie è tutto ciò che vede anche a Sanremo. Quindi, sì, tipo la rappresentante di lista, quelle robe lì. Sono indie? No, non per me. Però ecco, poi secondo me ognuno ha un po' la sua visione indie. La visione che avevo io dell'indie probabilmente non c'è più. Cioè, perché fondamentalmente adesso si è mischiato tutto. Le generazioni passano. No, più che altro che adesso ti basta una canzone per non essere più. Cioè, passi un attimo su TikTok o Instagram e è finito tutto, no? Finirà anche questo prima o poi, mi auguro. Spero, ma che è un periodo davvero pessimo. Davvero quella cosa qua del 30 secondi di canzone e celebrità per una settimana, a me non rende proprio. Cioè, io non sono musicista, però. Spezzo una lancia a favore chi si sbatte per fare un album e dici cavolo, mi faccio un album, una pipa così, due palle così, lo registro solo per perfezionarlo e poi arriva questo con un ritornellino abbastanza stupido magari. Ma noi non siamo qua chiaramente per far ascoltare musica del genere. No, finché non diventano mainstream anche questi. No, non è vero, li ascolto comunque. William Doyle, dicevo, viene dall'Inghilterra, non so di preciso da dove. Questo deve essere comunque il suo secondo album, anticipato da tre singoli abbastanza carichi, abbastanza carini: Now in Motion, Relent as Melt e Surrender Yourself, uno dei tre, lo ascolteremo stasera. È un indie pop, questo si è definito indie pop con influenza synth, se vogliamo andare alla definizione, non è che... che mi cambi molto, però è questo quello che viene riportato sulle sue pagine. A livello di testi affronta tematiche davvero indie, quindi tutte super allegre, quali le catastrofi naturali, l'espansione delle tecnologie e le varie preoccupazioni verso la morte, insomma. E sul sociale? È sul sociale, sì, sul sociale, con comunque dei brani che spingono a sorridere la mattina, insomma. Detto questo, però, ha un approccio un po' da Smith, quindi tutti questi messaggi un pochettino tristi che era, però la musica di base frizzantina. È frizzantina, quindi per le persone ignoranti, me compreso, potrebbe sembrare una cosa bella spensierata finché non si va a leggere il testo e dici mamma mia, questo qua veramente si ammazza domani. L'album è davvero comunque carino, ben scritto, diciamo che è una sorta di cantautorato pop, comunque per me è molto, molto ben dosato negli strumenti, nella voce, c'è un bel lavoro e si vede che comunque William Doyle ci sa fare. Altro tema dell'album, a detta del cantante, è l'acqua. Dice lui che solo una volta finito l'album si è reso conto di quanti riferimenti ci fossero all'acqua, sullo scorrere dell'acqua inesorabile, si passano su cose abbastanza poetiche che non sto a interpretare. Comunque, ecco queste le parole di William Doyle riguardo si William. William, sì. Sì, come il bardo secolare. Ah, guardavo come Liam Gallagher, anche Liam Gallagher si chiama William, sì, no, che poi in italiano è Guglielmo. Io parlavo di quell'altro, più indietro nel tempo. Noel è più grande, sì, Noel Gallagher. Oh. William, il bardo, Shakespeare. Ah, Shakespeare, sì. Davvero, non penso sia così. Parli di poesia. Però siamo nella stessa nazione, quindi sì. Ma sì, dai. Qualcosa esatto, sì. Arriva alla fine. Poi c'è l'acqua che te la porta. Quindi se si parla di William, mi manca prima, cioè parti... Devo chiamare William mio figlio, allora. Cioè partiva già con un piede nella poesia. Ma no, no, anzi, va bene che invece il nome del tuo figlio è bellissimo, dillo. Lorenzo, sì, un bellissimo nome, sì. Poetico, chi se ne frega di William, sì, basta William. Ok, allora Lorenzo è William italiano. Ah, di più. Ok, poca.
dicevo appunto tre bei singoli di questo secondo album di Will, o terzo album di William Doyle. Uno di questi singoli ce lo ascoltiamo proprio adesso e si intitola Relentless Melt. William Doyle, Relentless Melt, questo è per cominciare in maniera molto 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 appropriata, molto convincente, questa nuova diretta di Music Response. Passiamo ora alla prossima band, loro sono australiani, vengono da Melbourne e si chiamano
go outlaw. Il problema è che go out è scritto con una O, non c'è go outlaw, ma è tutto, è la stessa parola. Sì, infatti, la prima volta che leggevo ho detto, vabbè, non potevo chiamarsi semplicemente fuori legge, no, ci ha messo un go all'inizio, una G. Sono un quartetto, un album d'esordio, dicevo, da Melbourne, che fondamentalmente propongono un rock and roll davvero primordiale, grezzo, farcito anche di un po' di blues, comunque sempre molto, diciamo, marcio, un po' trasandato, un po' davvero sporco. Il cantante si chiama Marcello Cole, chiaramente Marcello, Marcello, no, Marcello. con due O, quindi proprio qua c'è qualche italiano, o magari Marcello Cole, adesso non vorrei, penso sia italo-australiano. E diciamo che canta alla moda da crooner, quindi una voce profonda, un po' nervosa, e accompagnata dalla chitarra di Jimmy McCarry, se non sbaglio, sì, che si sposa comunque perfettamente, visto che tiene anche la chitarra, suoni molto tesi, molto cupi. Un album un po' pesantuccio, forse per alcuni versi, per chi ascolta. Però comunque vale la pena ascoltare perché c'è tanto tanto da prendere spunto, visto che comunque questo tipo di rock and roll magari non è molto in voga in questo momento, un po' Beh, io troppo. qua dalla loro scheda poi leggo come riferimenti, che ogni tanto ce li mettono ovviamente gli artisti stessi, beh, i Gun Club, il grande Jeffrey Lee Pierce, che è sempre bello leggere che c'è chi si riferisce a nomi così potenti. Sì, il fatto che poi i riferimenti a volte dicono noi siamo ispirati da questo, questo, quello là, poi ascolti, sì, boh, non so, Dove? Vabbè, dove? no, Però qua libera forse, interpretazione, dai, ci sì, sta. no, beh, ci sta, dai, comunque si apprezza sempre la citazione magari di qualche artista di livello. Il brano di stasera di questi God Low si intitola Lay My Head Down.
Questi erano i Gautlow. In effetti faccio anche io una certa fatica a pronunciare il nome. Lay My Head Down. Sono loro, sono loro. Beh, decisamente una, sì, un incrocio tra i Cramps. Ci sento anche i Cramps, inevitabilmente. Sì. Questo sì, sì. Effettivamente sì, non so se sono stati citati da loro, no, ma vero. c'erano. La prossima band invece mi ha fatto innamorare per un po'. Infatti la bizzarria. Ho scelto due brani perché, come è successo ancora in Music Response, il punk è veloce, quindi due brani, il punk è veloce, no? Fanno un brano normale, esatto. Sono un gruppo punk, quindi roba davvero primordiale, stonatissimi, ma davvero stonati. Forse le due domande che ho scelto sono quelli meno stonati, ma se vi ascoltate l'album, cioè 20 minuti, veramente capirete che hanno davvero tutto fuorché l'intonazione. Sono gli Angel Face, non ho ancora detto il nome, e la particolarità è che vengono da una terra tipica del punk, ovvero Giappone, no? Si sa che il punk è Giappone. Se tu vedi un giapponese pensi subito a un possibile punk. Esatto, sì, ti viene in mente subito Sid Vicious e tutto. Comunque la figata di questo album, se si può dire, è che tutto in bassa fedeltà, senza troppi ghirigori. È un album punk vero, cioè non è il punk che ti propone, senza offendere nessuno, il Green Day di turno di adesso, no? È un punk davvero più alla Sex Pistols, una roba davvero buttata lì e si sente. Ho scelto due brani appunto perché, come dicevo, il punk è veloce. Non assicuro sulla durata di questa band, probabilmente dopo due giri di album ve ne sarete già dimenticati, però comunque assicuro sul divertimento. Il primo brano si intitola You Ain't My Angel, che è un brano davvero davvero punk, grezzo, mentre il secondo si intitola Can't Stop, che è un po' più twist e meno punk. Largo ai giapponesi. Away to the end.
questi erano gli Angel Face direttamente dal Giappone, Tokyo, Osaka, chissà dove, comunque Giappone, con You Ain't My Angel e I Can't Stop. Che presentazione, eh? Cioè, Anche, comunque ci sta, dai, so che hai apprezzato questo, no, ma certo, questo ma sì, pezzo di sollevante. Il punk lo apprezzo sempre. Quando, sì, è genuino come questo. Questo è davvero genuino. Se hai voglia. Riconosci invece quelli che fanno i finti, punk. Questo sì che l'ho registrato nel cesso del chitarrista. Si sente. Ma quell'effetto quando vai ai concerti, no, che tu dici devo andare per forza in bagno, e magari mentre c'è la canzone che aspettavi, che e tu sei nel bagno e hai quell'effetto ovatta, tipo, esatto, che poi apri la porta e ti arrivi, cioè, non ho fatto un album con l'effetto ovattato, però a me davvero sono piaciuti subito, ti dicevo prima, microfoni spenti, che andrei a sentirmi anche dal vivo, sinceramente, in Italia, sì, una serata un po' divertente. Sarà come uno dei concerti di Ramones che duravano un quarto d'ora giù di lì, insomma. Sì, 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 beh, senza 1, 2, 3, 4 iniziale, però... Per risparmiare tempo. Speriamo non lo ripaghino a minuti, poveracci. La prossima band in realtà è più vicina di quanto possa sembrare, visto che vengono da Napoli, anche se non si direbbe visto quello che fanno, quello che suonano. Sono un duo uomo-donna, hanno 3 dischi all'attivo, oltre 500 concerti in giro tra Europa e Canada, e pacchi condivisi con gente di livello tipo Mudhoney, Sonics e il compianto Mark Lanegan. Alla fine questi The Devils, questo è il nome della band, sono appunto un power duo ormai attivo da 10 anni, propongono un blues mischiato col garage, rock and roll, insomma, tutte cose già sentite, ma comunque molto 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 ben dosate. Diciamo che negli ultimi periodi non ho avuto in mano spesso album così belli carichi, belli personali, insomma, che avessero un'impronta ben incisiva di chi voleva fare musica, mentre questo mi è sembrato davvero una cosa molto 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 vera, molto curata di questo duo, appunto, che viene dall'Italia, ma sicuramente merita successo internazionale. Diciamo che è un duo che l'Italia probabilmente gli è stata stretta già dagli inizi, perché non ha mai proposto un genere che potesse arrivare in qualche sorta di classifica qua nel nostro paese, quindi ben venga che abbiamo trovato comunque successo all'estero. Quindi mi stai dicendo che non sono neomelodici? No, sono napoletani, ma non sono neomelodici. Sì, questa è la... Ho fatto una battutina veramente razzista. Mi devo un po' vergognare di questa cosa, veramente. Ma è razzista. Beh, sai, ma però di pensare loro... che tutti i napoletani siano neomelodici, veramente. Sono una persona che adesso però ho smentito, giustamente. Cioè, come pensare che tutti i bergamaschi siano muratori. Esatto, hai ragione. Quindi, no, per bilanciare, quindi questi luoghi comuni. Ho fatto una battuta per bilanciare, però non so. Sono ben felice di essere. Ci saranno sicuramente dei bergamaschi neomelodici, dei muratori napoletani, immagino. Senza come dubbio. Dei punk giapponesi. C'è spazio per tutti su questo pianeta. La qualunque. Quindi appunto ci ascoltiamo questo brano dei The Devils dal titolo Killer's Kiss.
Questi erano i The Devils, Killer's Kiss, direttamente da zone aree partenopee. Napoli, Napoli città. Che ha apprezzato Fabio Roversi, collaboratore anche lui storico Silent Radio con Available Space. Un abbraccione Fabio, e secondo me lui li conosceva. Dici che Fabio di bazzica? Vediamo, probabilmente risponderà anche, ma mi sa di uno che li conosceva, ma personalmente, anzi, ma non lo so. Sì. Sono stato a Napoli qualche anno fa, ma non ho avuto modo di conoscere. Mi scusi, mi dica dove sono i Devils, non è così facile. La prossima band viene da una città un pochettino più lontana da Napoli, che è New York. Diciamo che chi conosce o chi ha ascoltato comunque i Parquet Courts sa benissimo che a turno ogni membro dei Parquet Courts ha l'idea di farsi un album per conto proprio fuori dalla band. Questa volta il turno è quello del batterista, che si chiama Max, da cui il nome è Max Band, vabbè, l'originalità non abita qui. In realtà si chiama Max Savage, il batterista di Parquet Courts. E un'altra particolarità dei componenti di Parquet Courts è che quando fanno un album fuori dalla band non si scostano di molto da quello che fanno in realtà con la band. In questo caso la particolarità è che, appunto, essendo il batterista, ci mette anche la voce, quindi una voce decisamente nuova che non si sente solitamente con i Parquet Courts. E l'altra particolarità è che l'album è stato scritto, suonato e composto insieme a Patrick Smith, che fa tutto fuorché il genere dei Parquet Courts. In realtà Patrick Smith è il frontman è un one man band in realtà di un progetto che si chiama A Bacon School, che fa un genere più legato allo shoegaze, quindi è un mix un po' strano, un Parquet Courts mischiato con un artista shoegaze. I riferimenti per questa band, a detta di Max Savage, okay, ovvero Max Band, sono i Pavement, i Weezer e gli Strokes, quindi potrebbe essere già un buon punto di inizio. Esatto. Questo comunque quello che può emergere facendo passare un attimino l'album. Ovviamente non tutti i brani richiamano queste band, però qualcosina io ho trovato, specialmente dei Weezer e degli Strokes più che altro, qualcosa un pochettino più recente. È un album bello, l'ho ascoltato, diciamo che non è un album che arriva subito, ha bisogno di qualche ascolto, perché alcuni brani potrebbero sembrare di avere un po' troppo peso, ma ascoltando meglio si riesce un po' a capire anche che c'è una struttura dietro comunque ben solida e ben pensata. Il brano di stasera si intitola Lines.
loves, simulated lives, running out of moves, steady decline, blowing out a fuse, didn't realize. Eccoci con i Max Band, dopo i Max Band con Lines. E Fabio che mette conosceva i Davis. Sì, ma lo sapevo. Che ho azzeccato, ci avrei scommesso. Qui non si scherza. Io conosco un po' la famiglia, riesco a capire chi sa, chi non sa, però ci sta. La prossima band è una band di ventenni inglesi, quindi abbonati alle sbronze, come dimostra l'album che hanno prodotto, a parte il nome della band che si intitola Bag of Cans, quindi sacco di lattine, già qua è un programma. Diciamo che sono una band un po' britpop, un po' punk, combinano un attimino i Libertines, ma anche qualcosa di un po' più spiritoso. Ci sono anche dei richiami ai Blur, ai Kinks, quindi è una roba molto molto Brit, che spazia un po' dagli anni 60 fino agli anni 90 fondamentalmente. La band si è formata nel 2017 e si è guadagnata un po' una reputazione sia per l'originalità sia per le buffonate, se si può dire, che fanno sul palco. Sono davvero pazzi, insomma. Vengono da Norwich, una città un pochettino sempre in penombra, non è proprio una delle città più famose. Non batte mai musicalmente, diciamo che non è una Londra, non è una Manchester, non è una Liverpool, quindi. E quindi diciamo che in città, quanto ho potuto leggere, sono già
abbastanza famosi, insomma, visto che portano un po' in alto la bandiera di questa città abbastanza, diciamo, poco conosciuta comunque musicalmente. Le loro canzoni sono energiche, molti riff, con testi comunque che alludono un po' alla natura caotica e disordinata della vita da ventenni inglesi. Il primo album si intitola We Are a Band, facile da ricordare. Il brano più spassoso, però, che non ascoltiamo stasera, ma quello più spassoso, perché volevo mettere qualcosa un po' più movimentato, è Sorry Mom That I Was Hungover This Christmas, dove il cantante, con fare quasi sconsolato e ancora sbronzo, si scusa con la con la madre mamma. per essersi Scusa presentato, mamma. scusa mamma, per essermi presentato ubriaco a Natale. Questo è uno dei tanti brani carini di questa band, dei Bag of Cans, mentre il brano di stasera, anche questo è un titolo abbastanza bizzarro, che è Hair of the Dog. I famosi Hair of the Dog. dog. Questi sono i Bag of Cans. Three cups of coffee and a pint of Barocca. Eat about five times my daily caloric intake in one sitting. Oh no, it doesn't do the trick. I'm gonna try and take a shower, but I'm gonna spend most of my time sitting on the toilet and staring at the wall. Oh no, it doesn't do the trick. I want a paracetamol, but has it been 4 hours since the last one? Am I going to die? Oh no, it doesn't do the trick. Oh, head off, dog, please save me from my life of sin. I'm feeling sick, this remedy is wearing thin. Head of the dog, head of the dog, I love you, baby. Head of the dog, I love you, baby. Head of the dog, go for a drive in your friend's car. Shout abuse at pedestrians. Tell them to get jobs. Oh no, it doesn't do the trick. Go on the social media profile of everyone you've ever had sex with. Oh no, it doesn't do the trick. Crying, 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 crying and crying. Oh no, it doesn't do the trick. Do you know what? I've had enough of this. I've had enough. Every day it's the same, isn't it? Really, you know, weekends, weekdays, they all blur into one long list of things that you don't actually want to do that much. Actually, certain things you do want to do. I shouldn't be too overdramatic. I'm too dramatic. And, you know, it's a bit self-absorbent, really, isn't it? And, oh, I'm not enjoying this. Well, I should be enjoying it. I'm having a lovely time. But at the same time, you're always thinking about these other little things that you've got to do. Oh, head of dog, please save me from my life of sin. I'm feeling sick, this remedy is wearing thin. Head of the dog, head of the dog, when I wake up in the morning. Hair of the dog, when I brush my teeth. Hair of the dog, on my way to work. Hair of the dog, just all of the time. Bag of Cans con Hair of the Dog, appunto, la particolarità che amiamo nei nostri amatissimi quadrupedi. Quadrupedi. adesso ci saranno due band,
Dall'Olanda, una nazione che solitamente non passa qui a Music Response, non c'è quasi perché mai sono troppo nessuno. alti. Cazzo, gli olandesi sono altissimi. Eppure È una sono Paesi roba. Bassi, Sì, ho incredibile, cioè, capito. un Tu fai la casino. battuta, però sono altissimi. Il primo gruppo ha un titolo anche questo, ha un nome anche questo abbastanza strambo, si chiamano AT Explore Me, non vogliamo sapere com'è andata. Vengono da Harlem, ma non è l'Harlem newyorkese, ma quella con due A, quindi siamo in Olanda. Il primo album si titolava Shine, era un garage psichedelico con inserti un po' fuzz, un po' frizzantini, insomma. 5 anni dopo, il secondo album si titola Drug Me, anche questo è un titolo abbastanza interessante. Propone 14 pezzi, garage, un po' drum and bass, un po' disco punk, non so più neanche cosa metterci dentro perché ho Che gli sentito frega, gli di ti tutto, esplori, esatto. scusa. È un lavoro molto strano, anche per le mie orecchie, in quanto si passa davvero dalla drum and bass al punk, al garage, tutto un po' così buttato lì. Però apprezzo comunque l'onestà di questi AT Explore Me, che ci fanno comunque esplorare vari generi in 14 brani. Scusate, l'album. Il brano di stasera si intitola Punch. Explore me. Ho fatto anche l'effetto eco perché era più bello. Direttamente dallo spazio.
esatto. O dall'Olanda, esatto, che è lontana. Soprattutto dall'Olanda, che per quanto è lontana può anche sembrare appunto nell'area spaziale in qualche modo, con Punch dall'album Drag Me. La seconda band olandese, non so bene da che parte dell'Olanda, cioè avevo letto il paese ma è talmente sperduto che non saprei ricordarmelo, si chiamano Moon con 3 O, se proprio volete andare a cercarveli, 3 come... Perché solo 2? Mettiamo 3, probabilmente con 2 ci sarà già stato qualcuno, immagino, no, cioè adesso è troppo facile... Per differenziarsi, diciamo, esatto, inseriamo una O. Se volete ricordarvi sono 3 le O, ma è anche 3... il numero che dà il titolo al terzo album, quindi molto, molto lineare la cosa. Sono veramente abbinati al 3. Non vorrei dire una stupidata, ma forse sono anche in 3 davvero. No, sono in 4. Propongono musica anni 60, devo dire proprio una cosa, anni 60, fine anni 60. Se vi piacciono band, Mods o giù di lì, cascate veramente in piedi, e la morte è vostra. Molto 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 bravi a mio modo di ascoltare, un po' perché mi piace il genere, ma un po' perché comunque riconosco che non sempre proporre un genere nel 2024, un genere negli anni 60, 2024 può rendere, perché magari rischi davvero di scoppiazzare troppo, mentre qui si è andato a prendere gruppi mod, ma anche gruppi rock un po' più storici, adesso non vorrei dire, ma roba tipo anche le Zeppelin, roba così, quindi diciamo un po' la storia del rock più anni 60 comunque, e riproposta in chiave moderna da questi comunque, diciamo, giovani, perché alla fine presumo, visti così dalle foto, sono sotto i 30 anni, olandesi. Forse uno degli album, anzi sicuramente uno degli album più interessanti che ho ascoltato nell'ultimo mese, questo qua di Moon, il brano di stasera, che racchiude un po' tutto il mood della band, si intitola Are We Get To You.
3 o con I Will Get To You dal loro album Third, allora in effetti sono tre, li ho visti in fotografia. Sono tre? Sì. Vabbè, tutti sono tre, coerenti, numero perfetto qua. Com'erano? Ma sì, ne parlavamo, no? Sì. No, si passa dagli Who ai Beatles. Una partita a tennis tra Who e Beatles. Beatles. Però insomma, una bella roba da ascoltare, come sempre, bene. Senti, adesso invece arriviamo a una delle band di punta della diretta rispetto alla fama. Sì, forse sono quelli, anzi dai, sono quelli più un pochino più famosi, questi e quelli dopo, però esatto, questi sono un pochettino più storici. MGMT, che mi avviso, allora è una band che io ammiro tantissimo, però... alti e bassi? Ma più che alti e bassi, sai, è questa loro... scelta e non scelta. Allora, un singolo come Time to Pretend, sì, okay, che è una roba che ti si appiccica addosso, però sembra che in qualche caso vogliono rinnegare questa loro capacità di fare i single fulminanti, sì, per poi addentrarsi in territori sperimentali dove a mio avviso un po' si perdono. Per esempio, io l'album l'ultimo l'ho ascoltato solo una volta, non mi ha... questo di stasera non mi ha partito. Però devo ascoltare veramente una seconda, una terza, una quarta. Però, grandissimo, duo, infatti, grandissimo duo. Era quello che mi ero un po' messo negli appunti. Questo album qua, che è il quinto, anzi sesto, perché poi ho scoperto che hanno... Il quinto album in realtà è un live dal titolo 11-11-11, che è un live che è stato fatto al Guggenheim Museum per un'installazione di Maurizio Cattelan. Quindi c'è anche questa particolarità che... ho scoperto recentemente, ma comunque molto figa per la GMT avere comunque un live in una mostra, in un contesto comunque di museo moderno. Dicevo appunto, tra le note che mi ero messo, è che questo album, secondo me, distacca tantissimo da quello che hanno fatto fino adesso, e quindi potrebbe davvero lasciare indietro un po' di vecchi fan o comunque di vecchie persone che hanno sempre apprezzato questo duo. Molto acustico. Molto acustico. Sappiamo dicendolo così, sappiamo cosa intendiamo. Sì, no, acustico rispetto a quello che fanno, che ha sempre fatto gli MGMT. Sì, molto, molto, sì. Io personalmente, a me personalmente non è dispiaciuto. Sono un po' sul chi va là, perché non so se un futuro prossimo album su questo tiro potrebbe essere una cosa migliorativa, oppure, cioè, se non è migliorativa si finisce nel baratro, nel senso che questo è davvero potrebbe essere uno spartiacque. Se poi il duo torna come ai vecchi tempi, allora ok, gli è messo una pezza sopra, si ritorna tutti come era. Se invece si vuole sperimentare ancora rimanendo su questo flusso, allora secondo me bisogna stare molto attenti, perché davvero è uno spartiacque musicale della carriera comunque di questo duo, che anch'io ho sempre apprezzato. Io lo apprezzo molto di più quando fanno robe un po' più, se si può dire, psichedeliche, un po' più matte, più che i singoli che sono passati anche nelle radio, diciamo, un po' di tutto il mondo. Li preferisco un po' su quell'andazzo lì, perché secondo me hanno davvero originalità, sono davvero bizzarri. Questo album comunque, ripeto, non mi dispiace, va ascoltato un po' di più, e soprattutto va interpretato come un album che potrebbe essere davvero un cambiamento, che volendo ci sta anche dopo 5-6 album cambiare ulteriormente, o almeno cercare strade diverse. Il brano che ho scelto stasera è probabilmente, visto che mi dici ora che l'hai ascoltato anche tu, è probabilmente quello un pochettino più, non dico movimentato, quello un pochettino più orecchiabile, almeno il mio modo di ascoltare, e si intitola Bubblegum Dog. Seems like fun, but maybe that's the point.
It's a false alarm, the pain of the bubblegum dog is finally catching up with me. Who'd believe I saw tenement homes built upon the fault line? Juvenile cats and bears living in the coal mine. Manicured lawns, Tibetan straw men, igneous basketballs drifting through the heavens. I felt hate toward the earthly world, but hate is a very strong word, and it's finally catching up with me. The years of plodding on in fear of the bubblegum dog is finally catching up with me. So I'll pray it won't be long. I wake up and it's all Bubblegum Dog, MGMT, e comunque averne band come le GMT, insomma, come sì, no? MGMT. L'ultima band della serata è una band che ho seguito sin dall'inizio a Music Response, in quanto il primo album mi era piaciuto parecchio. Sono gli Yard Act, sono inglesi da Leeds. E devo dire che li ho lasciati per ultimi perché questo è il loro secondo lavoro, che ha un po' spiazzato un po' tutti. Tutti si aspettavano una cosa come il primo, quindi una roba post-punk, con un parlato molto veloce, quasi rappato, e mi piaceva tantissimo. Qui hanno spezzato un po' tutto, hanno rimischiato le carte, non stravolto tutto, comunque c'è davvero tanta cosa nuova. E secondo me hanno fatto davvero il passo giusto, che non era facile, perché dopo che fai un album bello ti acclama tutta l'Inghilterra, tutto il giro, tutto, me ne faccio un altro uguale e campo ancora. Invece hanno un attimino osato gli Yard Act,
Tra i tanti fans è stato spuntato fino a mai Elton John, che è fan degli Ardenne, non so in che contesto si possono essere incontrati. Era sobrio, probabilmente no. Comunque, ha tratto visto una premiazione oggi in cui si è presentato con un fantastico abitino rosa di 8 taglie più grande del suo, però vabbè, Elton John, Elton John oramai è andato, può Elton John, farlo, può farlo. Il commento di mio padre è stato: è perché ha gli occhiali rossi, ovvio, gli occhiali rossi è il minimo, Elton John, cioè, voglio dire, cioè, è la base, no? L'occhialino rosso. E, insomma, diciamo che il cambiamento degli Yard Act è un po' un cambiamento che è successo ancora, secondo me, nella storia del post-punk, ovvero prendere una deriva un pochettino più dense. Un pochettino più dance, non una dance proprio spudorata commerciale, però avere qualcosina di un pochettino più dance curato. Diciamo che gli Yard Act hanno seguito un po' questa corrente, come si può dire che abbiano seguito questa corrente anche le nuove band, se si può dire, post-punk come i Fountain D.C. e come gli Idols. Nell'ultimo album degli Idols c'è qualcosa di un po' più ballabile, c'è anche un featuring con gli SD Sound System, parlavamo l'altra volta che sembrava tutto tranne che ci fossero gli LCD Sound System, mentre nell'album degli Yard Act, che non ci sono gli LCD Sound System, sembra proprio un album registrato insieme a loro. Cioè, la cosa comica è quelli là fanno un featuring con gli LCD Sound System che non si sente, in cui la presenza degli LCD non si sente, gli Yard Act invece fanno un album senza LCD Sound System, ma potrebbe essere stato benissimo mixato, registrato insieme a loro. Quindi Scusami se io faccio il vecchio, perché sono vecchio, però se pensi ai Joy Division che sono diventati New Order, Vabbè, questo è vabbè, questo è proprio la. scusami, dovevo dirtela sta cosa. Però sono diventati New Order anche per necessità virtù o per, cioè, voglio dire, Boh, chissà, cioè, chissà. sparisce anche la domanda che mi sono fatto io. Se fosse stato, se fosse rimasto questa svolta New Ma sai Order. che forse, oh, anche sì, mi Sì. piace pensare anche sì. Sì. Perché io in New Order ho sempre visto un po' la parte della medaglia felice, se si può Sì, dire, di Joy Division. certo. Quindi mi devo anche medesimare nel fatto di vedere un Ian Curtis Ci devi felice che provare, fa New ci Order. devi No, però provare. sarebbe stato davvero una bella svolta anche per lui. Cioè, io, figurati, Ian Curtis è una persona a cui vorrò sempre bene, perché alla fine è una persona con cui ti devi mettere in empatia per capire che personaggio era al di là del cantante, quindi gli vorrò sempre bene e probabilmente quella sarebbe stata davvero la svolta decisiva per la sua vita, aprirsi un attimino e riuscire a Le cose sono andate diversamente. va bene, rimarremo nel mistero. Comunque gli Yard Act, visto che prima non erano così tristi, sono diventati ancora un pochettino più allegri e sono diventati un pochettino anche più dance. L'album, non ho ancora detto il titolo, si intitola Where's My Utopia, e decisamente rompe un pochettino quella che era, dicevo, il passato degli Yard Act. L'influenza, come dicevo, gli LCD Sound System, ma anche qualcosa di un pochettino più in là di un'altra band che ho sempre apprezzato come i Rapture. Band newyorkese che adesso è da qualche anno che non si sente più, non so se sono ancora in attività, ma comunque ho sempre sempre apprezzato anche dal vivo una band che ho consigliato anche a parecchi amici, perché davvero sono fantastici, fanno ballare, sanno far tutto sul palco, sono in metà di mille, ma ognuno sa fare bene il suo. L'ultimo brano di questa puntata degli Yard Act che ho scelto si intitola We Make It. E questa è la Music Response, la diretta condotta da Damiano. La playlist è tutta sua, a parte il brano iniziale, però diciamo appunto dopo è tutta sua cosa. Ma Questa è la iniziale però non sua. l'abbiamo presentato, l'avevi Chi? proposto tu, era una Ah, Nicola. Icona con Atpace, però insomma mi sembrava l'introduzione giusta un po' per Sì. quello che è, no? La tua identità precisa di Music Response qua su Rente Radio, cosa che a me ovviamente fa sempre molto molto piacere ospitarti, ascoltare brani che non band, pardon, che non conosco per il 90% dei casi, e appunto essere sempre rinfrancato da questa cosa che c'è un sacco di gran bella musica fatta da giovani band. Sì, ma Questo è poi bello, questo è bello. ripeto, secondo me nel 2024 è anche molto più facile cercare qualcosa che può piacere, perché ci sono i mezzi. Cioè, una Certo, volta era un casino più finito più trovare complicato. l'album, vai a cercare, leggere su riviste, insomma, diventava un pochettino
lunga la situazione. Beh, noi ci vediamo aprile, esatto, con una nuova puntata di Music Response. Cosa vuoi dire alla fine, Damiano? Vuoi dire qualcosa? Alla fine, ma no, direi buona primavera a tutti, non è un augurio di quelli, però sì, dai, ci sta. Io spero che sia un po' uggiosa, a me piace la primavera uggiosa, vabbè, è inutile, diciamo, se te pareva, di solito. Yard Act, We Make Hits, viva la musica, viva la nuova musica, appuntamento a aprile, aprile per la nuova diretta di Music Response. Baci, ciao. I'll let my friend live upstairs in the spare room for a minute. He needed space and he paid never relate to our letting agent, but we did it. Hassles let, yeah, I admit it. Document on tape the greatest crime this nation saving grace devised and then committed. I just wanna make a point that the culture would have died and post-punk's latest poster boys wouldn't have got to ride on the coattails of the dead and claim that their derision is a vehicle for their vision of subverting. Grammatics, drinking cans and shooting the shit. We reeled up all of our hopes and dreams and made a list. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ilk aren't willing to admit. And it was to this mantra we would commit. We make hits to put millennial men. And we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss. We're on the same wage. And we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, cutting it out is a fact. If you get your back, backs up at that. You won't be missed. Now we make hits. We make hits, we make hits. Right, so when we're done kissing, we finally formed this band. And we signed to a subsidiary of Universal Inc. Cause the water keeps on rising and we know there's no surprising anyone with eyes and ears round here that we're all gonna sink. And we just wanna have some fun before we're sunk. And if that's the attitude you exude, then you know you're really poor. We make hits to put millennial men. And we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss. We're on the same wage. And we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, calling the act is a fact. If you get your back, bites up at that. You won't be missed. Now we make hits. It's not here.